Allora, aggiungo alcune cose perché con l'assessore Lapini stiamo, e il presidente Accaroli, stiamo lavorando molto su questo progetto delle marche outdoor, cioè il consueto sostegno alla lettera adriatica fa parte di un programma più generale che è finalizzato a valorizzare per tutti coloro che, a vario titolo, hanno la bicicletta, il potenziale della bicicletta rispetto all'incoming verso le Marche. Quindi c'è una volontà che è stata innanzitutto di rafforzare la presenza della rete dell'Adriatico nella nostra rete, come sono tre le tappe, arrivo a Fermo, arrivo a Carpegna e arrivo a San Francisco. Come ha detto il sindaco Spazzafumo, le novità sono note, non si arriva di mercoledì, che era un giorno, insomma, di modesto impatto mediatico, si arriva di domenica, e si fa non la cronometro, che è una cosa molto bella per carità, ma che è meno avvolgente rispetto ai territori interessati. Invece dobbiamo dare atto al sindaco Spazzafumo, che ha subito accettato l'idea che San Benedetto fosse l'hub di uno spoke turistico e consentirà a tutti i centri più significativi della nostra provincia di beneficiare di questa fortissima rilevanza mediatica della Terra Adriatica, che ha tra l'altro dei partecipanti straordinariamente importanti, poi c'è Bertoli Fogani e quant'altro, lo sapete. San Benedetto Civismo, e grazie anche dell'idea dell'assessore della presentazione di questo libro di Stefano Novelli, è un rapporto che io conosco personalmente molto forte. C'è una tradizione civilistica più importante, forse la più importante della nostra provincia, che tra l'altro dà luogo ad altre iniziative che sono rilevanti proprio per sottolineare il rapporto tra bicicletta e San Benedetto. Mi riferisco anche alla Dal Fondo, che ci si terrà l'8 maggio prossimo, parte del circuito Marche Marathon, una cosa molto importante perché porta più di 1.000 persone, sono partecipanti alla scarsi risultati, però per questo motivo praticiamo questa cosa. Esatto, che ci sarà l'8 maggio. Inoltre, con Trenitalia, stiamo continuando a sollecitare la possibilità di definire percorsi che possano unire Aspi e San Benedetto durante, e viceversa durante la stagione estiva, con il potenziamento dei treni che percorrono anche la domenica, la tratta, che sono treni di ultima generazione che consentono anche l'utilizzo della bici. Quindi la nostra idea è quella di familiarizzare l'utilizzo della bici anche in famiglie, non è necessario essere Merckx per andare alla bicicletta, bisogna anzi favorire, ma già è così, una consuetudine che può andare solo a beneficio di una città come San Benedetto, che sarà il crocevia della ciclovia adriatica. E qui concludo. Finalmente credo che le procedure di approvazione progettuale del ponte ciclo pedonale del Tronto, che ci porterà dall'altra parte del Tronto, ci dovrebbero essere. L'ingegner Lavretti mi rassicura circa il fatto che questa opera che non è stata una piccola politica. Sì, no, al netto di quello che sarà necessario. La Regione Marche ha avuto ulteriori 27 milioni per perfezionare la ciclovia viale, quindi l'idea è solo una strategia di unire Gamice a San Benedetto, non è più una stravagante iperbole di qualcuno, è una cosa che nell'arco di qualche anno faremo. Insomma, era per dire che siamo qui perché con Giorgio, presidente Acquaroli, crediamo molto nel fatto che le Marche viste dalle due ruote ulteriormente sapranno essere apprezzate, siccome siamo una città che vive anche sotto il turismo, penso che tutto questo sia una buona notizia. Viva il civismo e viva Stefano Novelli, che è qui è presente. un altro matto di civismo come me, quindi questa mi sento un altro. C'è un'altra chicca che Stefano mi ha voluto regalare, che magari la metteremo.